Cari amici del Phone In Podcast, bentornati in questo nuovo episodio. Oggi qui con me abbiamo il piacere di avere l'ingegnerissimo Luigi Mazzola, già ingegnere di Ferrari, e come sempre abbiamo anche il piacere di avere Tommaso. Ciao Tommaso, ciao Giuseppe Cinotti, e come sempre buongiorno a tutti, io sono l'esserci diacono e qui abbiamo Luigi. Luigi, è un piacere averti qui con noi. Grazie, un piacere mio, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Beh, è andato così, o meglio, non in questo modo, proprio così netto, con questa vittoria di Max Verstappen, e darei subito la parola a Luigi Mazzola. Qual è stato, secondo te, il motivo, l'insieme di motivi che hanno portato a questa, direi quasi debacle della Mercedes, perché non perché siano arrivati fuori dai punti, ma per la potenzialità della macchina è abbastanza grave che la Mercedes abbia avuto questo degrado. Quali sono state le motivazioni? Ma adesso sarebbe una bella domanda da fare a loro, no? Per certi aspetti, cioè, più che io lo posso guardare dall'esterno, posso immaginare qualche cosa. No, il dato interessante è che se uno va a vedere il passo gara di Silverstone 1, la Mercedes con quel passo gara quasi quasi doppia la Mercedes del Silverstone 2. Mamma mia, una settimana, stesse macchine, stessi piloti, stessa pista, c'è questa differenza. Ecco, questo è un dato, diciamo, che fa pensare, no? Quindi si va a vedere, no, perché è successo quello, perché si fanno tante mille ipotesi di tutto questo mondo, e poi ci ritroviamo di fronte a una situazione di questo genere. Quindi fa capire quanto, diciamo, la Formula 1 sia complicata per certi aspetti, e sconosciuta per altri, no? Le gomme l'hanno fatta da padrone, no? Quindi a Race Anatomy ho dato il The Donald alla Pirelli, perché una smargiassata strepitosa, perché ha, diciamo, vincolato o ha definito il Gran Premio di Silverstone 1 attraverso i problemi che ha avuto la Mercedes con la rottura del pneumatico all'interno della sinistra, e poi la stessa identica cosa nel Silverstone 2, dove non ha permesso alla Mercedes di girare, no? Mentre gli altri sostanzialmente in qualche modo sono riusciti ad andare. Ora, che cosa è che può essere successo? Tra Silverstone 1 e Silverstone 2 la Pirelli ha preso due provvedimenti. Il primo, quello di abbassare il compound, ma quello era già, diciamo, vecchio come provvedimento, per cercare di dare una discontinuità in una continuità di utilizzo del circuito. Secondo, ha alzato le pressioni. Perché? Perché le rotture che sono verificate sull'anteriore sinistra non erano rotture di detriti o di tagli, ma erano rotture strutturali. Quindi, per cercare di dare più diciamo, resistenza alle construction, alla parte di costruzione, quindi telaistica, diciamo, che supporta i carichi del pneumatico, hanno aumentato le pressioni, che dà una bella mano. Chiaramente l'aumenta davanti e me l'aumenti anche dietro per il bilancio, però magari hanno visto anche di dietro qualche cosa che doveva essere messa a posto, e allora è venuta di conseguenza anche quella di aumentarle dietro. 27-22. Ora, se io vi dico quali erano le pressioni ai miei tempi, cioè ai miei tempi si viaggiava da 18-20 davanti, 16-18 dietro. Okay? Allora, uno dice, sì, vabbè, ma un PSI, ragazzi, un PSI, cioè, è una banalità. Non è una banalità, perché un pilota si accorge del mezzo PSI, no? Di differenza. No, nel momento che gira, se gli mettessimo una set di gomme con un mezzo PSI in più o davanti o di dietro, dopo due giri lui si accorge che lì c'è mezzo PSI in più o meno rispetto a quello che era quello precedente. Quindi è quello l'ordine. Quindi un PSI è molto, due sono tanti e uno dietro è tanto. Ora, controllare le pressioni in una situazione dove c'è anche un caldo abbastanza, perché secondo me c'era più caldo questo Gran Premio rispetto al Gran Premio precedente, no? 40 gradi, si parlava di asfalto, se ho capito bene.
durante la telecronaca, quindi secondo me c'era più caldo. Pressione aumentata, gomme più morbide. Chiaramente una gomma più morbida si muove di più, genera più calore, anche perché è proprio chimicamente e anche meccanicamente, perché meccanicamente va dentro gli interstizi della rugosità della pavimentazione, quindi lavora molto di più, è molto più stressato dal punto di vista meccanico, quindi genera più temperatura e quindi più grip. E questo è il motivo per cui generano anche più grip, oltre che al grip chimico. Quindi tutti questi fattori probabilmente hanno giocato a sfavore della Mercedes, perché poi alla fine facevano due giri e blisteravano. Per me è anche una questione di camber anteriore, perché comunque, ma questo un po' tutte, è comunque la parte interna della ruota anteriore che va a blisterare, ed è normale che sia così, è sempre stato così, quindi c'è anche un fattore di camber. E poi invece nel posteriore è la parte a metà, no? Della è chiaramente la parte più calda, perché evidentemente le gomme sono una specie di balloon, di palloni. Come l'ha definita anche Hamilton. La parte che è a contatto è quella centrale, e quindi va a blisterare quella. Nel momento che cominci a blisterare sei fottuto, specialmente nel posteriore. Perché in un circuito come il Silverstone, dove c'è molto impegno di aderenza laterale dovuto alle curve veloci, è chiaro che il pilota non ha confidenza nel momento che c'è un posteriore ballerino, e quindi tira su, e quindi chiaramente perde performance. E il circuito poi si presta a buttare dentro sempre di più energia, perché è un circuito con curve veloci, quindi una marea di energia dentro queste gomme. Quindi la Mercedes si è trovata in questa situazione, che secondo me, se devo dire la mia, poi dopo magari sentiremo quello che diranno loro, perché ma io dall'esterno non è che possa più sapere. Secondo me gli è scappata un po' la pressione. Poi è una macchina che genera tanto carico, quindi è una macchina che ha molta anche potenza, quindi voglio dire, alla fine ha generato molta energia dentro quelle gomme e probabilmente ha anche, diciamo, enfatizzato il problema. Però perché la Red Bull no e entrambe le Mercedes sì? No? Perché la Ferrari no e le Mercedes sì? Sì, può essere il carico, può essere la più energia, può essere che puoi andare più forte, però voglio dire no, cioè anche no. Perché tutti i set della Mercedes, no? Quindi che se gialle, bianche, tutto quello, cioè tutte quante hanno avuto questo problema. Esatto, secondo me è più un problema sistemico, no? Cioè, quindi magari penso alle pressioni, questa dall'esterno, da magari, diciamo, un setup. Ma setup, se hai bilancio, no, perché poi sia l'interiore che le posteriori perdi, quindi cioè, hai perso come blister, cioè sia l'anteriore che posteriore, quindi cioè, cosa puoi fare? No, non è che è proprio un setup, quindi non è una macchina che scivola, quindi con meno carico potresti scivolare, potresti andare, cioè, generare più temperatura perché scivoli, perché c'è wheel spin, perché, ma non lo è, quindi secondo me settaggio di, cioè, non lo diranno mai, perché nessuno, cioè, non penso che possano dire una cosa di questo genere, però visto che lo generava praticamente immediatamente, è come se fossero partiti a pressione molto elevata. Questo è il problema. Quindi è un problema che non vedremo in Barcellona o altre piste, se le pressioni dovrebbero essere basse. Non penso che a Barcellona facciano di nuovo questo errore, anche perché poi a Barcellona si ritorna con le gomme, diciamo, quelle standard, no? Cioè, non così morbide. Ma erano molto morbide per Silverstone, no? Cioè, una C4, una C3, una C2 sono morbidine, però l'hanno fatta poco, cioè, alla fin fine non è, cioè, dal mio punto di vista non è male, perché almeno scaravolti tutto e via, tutto ciò che puoi scaravoltare adesso in questo momento fa sangue, certo, assolutamente. Diciamo che Pirelli è stata artefice di un bel Gran Premio, perché se non avessero cambiato i due bel Gran Premio, infatti. Se non avessero cambiato queste cose in corsa, queste caratteristiche, probabilmente ieri la Mercedes avrebbe dominato, così come tutte le altre gare. Invece, per fortuna, ci ha regalato una bella gara, e questa è una cosa anche positiva dal punto di vista degli ascolti della Formula 1. Certo,
perché stavano, diciamo che la Formula 1 secondo me è anche abbastanza in crisi e ne abbiamo ampiamente parlato negli altri episodi che abbiamo fatto, cioè la Formula 1 si trova veramente con le spalle al muro purtroppo, ed è una cosa che fa un po' tristezza, perché quando una squadra domina così tanto per così tanto tempo, allora gli ascolti inevitabilmente un po' calano, poi quando non è la Ferrari a dominare calano ancora di più. Purtroppo per noi sì. E c'è un altro argomento a proposito della Ferrari che ho citato poco fa. Secondo te c'è la possibilità concreta o meno che la Ferrari possa avere una progressione consapevole? Perché ieri c'è stato Leclerc che a fine gara ha detto non sappiamo dove abbiamo trovato questo passo. C'è la possibilità di avere una progressione consapevole durante il corso della stagione? Beh, ieri hanno trovato il passo perché gli altri hanno peggiorato. Hanno perso. Hanno fatto un pit stop in più, no? E quindi via. Ma il pit stop in più di Verstappen è stato prepararsi da Bottas. È il pit stop in più di Bottas che ha lasciato un po' perplessi, perché cioè, però aveva già le gomme distrutte, cioè, no? Troppo presto, poi l'ha fatto anche Verstappen per cercare di stargli davanti in ogni caso, e quindi via. Ferrari si è ritrovata in una situazione dove non vai veloce all'inizio, poi dopo la gomma la stabilizzi. Considerate questo, che nel momento che si va a usurare la gomma senza blisterarla, diminuisce la superficie del compound, ok? Diminuendo la superficie del compound, occhio a quello che vi dico, è come quando la Pirelli aveva ridotto il battistrada, sì, no? Ricordate, sì, tutta la polemica. Ecco, se si riduce il battistrada, che in questo caso non è a monte ma è a valle, cioè dovuto all'usura mentre giri, è chiaro che generi meno temperatura, perché la temperatura viene anche generata da questo strato di compound. Certo, viene dissipata più facilmente con meno compound. No, proprio non la generi, perché ti viene a mancare colui quale la genera, che è quello viene a meno. E quindi hai meno problemi di blister. Quindi se hai una macchina che per qualsiasi motivo, o pressioni, che per qualsiasi motivo non stai boom, buttando una marea di energia pronti e via, perché lì le bolle è olio che bolle, che viene a galla, ok? Olio che sta cominciando ad andare su di temperatura e spara aria su. Ecco, se non generi queste temperature, poi mano a mano che circola la macchina, che va, riduce il compound, è chiaro che a quel punto ha sempre meno capacità, possibilità di generare blister. E quindi, tra l'altro, la gomma si indurisce. Mm-hmm. Perché riduce il compound. Se si indurisce va a migliorare per certi aspetti. Perché? Perché viene a mancare quell'effetto di wobbling che le macchine hanno quando ci sono dei compound molto morbidi, proprio perché si riduce quel gap, si riduce quel compound, e quindi la macchina diventa più solida, diventa più compatta, diventa quello che mi dicono i piloti, diventa più insieme, non c'è più distacco tra anteriore e posteriore. E allora a questo punto acquisisci performance. Se gli altri invece non hanno questo, è chiaro che gli altri combattono e tu invece vai a migliorare. Questo è quello che è successo alla Red Bull e questo è quello che è successo alla Ferrari, che hanno preso rispettivamente un secondo e un secondo e quattro in qualifica. Quindi è banale, eh? Eppure in gara erano più veloci, proprio per questo motivo alla fine. Quindi Leclerc dice non capisco perché avevo questo passo. Beh, le gomme hanno fatto la differenza, quindi in questa situazione è chiaro che la Ferrari ne ha, per fortuna ne ha beneficiato, proprio perché non è andato incontro a situazioni tipo quella della Mercedes. Si potrà verificare ancora, non potrà verificare più. Anche Vettel era abbastanza, diciamo, contento per certi aspetti di quello che stava succedendo. Si è lamentato, no? Molto del pit stop che gli hanno fatto fare. È assurdo quello che gli hanno fatto fare. Ma perché comunque ci stava la macchina, quindi McLaren, Renault pure è andata fuori completamente, quindi Renault, sì. La Mercedes, chi ce ne ha beneficiato sono state la Ferrari
è la Red Bull. Potrà avere questa progressione, questa consistenza? Ma lo vedi che non ce l'ha la consistenza. Evidentemente la macchina non è così semplice da settare e anche non è così prevedibile da poter da guidare dal punto di vista dei piloti. Quindi puoi avere delle circostanze di situazioni di temperatura, di asfalto, di ambiente, di assetti, tale per cui in qualche modo fanno uscire fuori da questa famosa finestra, non delle gomme, ma del bilancio della macchina. Okay? È una macchina che ha una finestra molto piccola, cioè, da questo punto di vista. Quindi se sei dentro, in qualche modo vai, se sei fuori, è inguidabile. Che quindi, però, anche dentro, che però è anche dentro quella... meno guidabile, che poi anche dentro quella finestra non è che sia poi una macchina strepitosa. Quella, se tu sei dentro quella finestra, quindi il pilota dà il suo massimo, con la confidenza di dare il suo massimo, se però la macchina non è efficiente, non ha abbastanza potenza, quando dico che non è efficiente vuol dire potenza, carico e drag, è chiaro che fa fatica, perché la macchina, la performance la fai con quella, a parità di gomme, parità di peso, a parità di pista, la performance la fai con quella lì, con l'efficienza e con la potenza, che sono le famose forze esterne che nei miei video faccio capire, per chi si è abbonato faccio capire questo concetto, perché abbiamo forze esterne e forze interne. Quindi quello che non si capisce bene molte volte è sono queste due situazioni, no? che il bilancio, la finestrella è forze interne, mentre le forze esterne poi sono quelle che ti danno i soldi da questo punto di vista, certo. ovvero l'utile, ovvero la performance. La performance. C'è qualcos'altro che volete aggiungere, Tommaso o Giuseppe? Per me è innanzitutto è un piacere avere ingegner Mazzola qua con noi. È interessante vedere come in una situazione del genere proprio una squadra così tanto dominante sia stata comunque messa in difficoltà. E io durante la gara ho pensato anche una cosa che probabilmente sarà sbagliata e che vorrei chiedere appunto all'ingegnere. È possibile che, dato che le gomme erano quelle dello scorso anno, quindi progettate su un monoposto che dovevano andare a determinati tempi, a determinate velocità, siccome la Mercedes ha effettuato questo step evolutivo enorme rispetto alla concorrenza, proprio quelle gomme non siano in grado di stare dietro a quelle velocità, a quel carico, a quelle forze G? È possibile questo? No, perché allora in questo Gran Premio c'erano delle gomme più morbide rispetto all'anno scorso, okay? Quindi questo è già diverso. Gran Premio precedente avevi probabilmente quello che mi puoi dire tu adesso, come pensiero, macchine più veloci, macchine più che buttano molta più energia, quindi se non blisteri, usuri, perché vai avanti, non devi cambiare le gomme e quindi vai ad avere altri problemi, vedi la costruzione, perché la vai a sollecitare sempre di più, perché è chiaro che se vai più forte, no? E quindi poi riduci anche il gap del battistrada, è chiaro che e vedi le tele, è chiaro che c'è qualcosa che non, alla fine vai a distruggere. Quindi una macchina che va più forte sulla stessa pista per certe determinate condizioni con le gomme dell'anno precedente, è chiaro che può in qualche modo avere problemi alla fine. Però nel momento che poi mi vai a mettere delle gomme più morbide, non è che hai cambiato le gomme, cioè la tua macchina non è più in sintonia con le gomme, no, le gomme hanno quella costruzione e quindi ti danno quel bilancio, perché attenzione, quando si parla di sintonia tra gomme e macchina, si parla di costruzioni, ovvero si parla di come le due gomme anteriori, le due gomme posteriori relativamente con se stesse determinano un bilancio sulla macchina, sottosterzo, sovrasterzo. Tu puoi avere una macchina ben bilanciata con quelle quattro gomme, poi arriva la Pirelli e cambia le costruzioni anteriori, più rigide, più morbide, angoli di deriva diversi, quindi uno slip angle diverso per ogni, oppure rigidezze di deriva diverse. È chiaro che tu hai uno scompenso di bilancio che può andare su sottosterzo o su sovrasterzo. Allora tu cosa fai? Tu modifichi la tua macchina in funzione di quelle gomme, ok? Ora,
Quindi sapere come si comportano le gomme a priori ci permette a chi progetta la macchina di determinare poi la, diciamo, i dati giusti della macchina di progetto. Ma questi sono identici a quelli dell'anno scorso, quindi non è cambiato niente da questo punto di vista. Quindi il bilancio è uguale, è solo che le macchine mettono più energia. Questo sì, perché vanno più veloci. No? Quindi, se poi metti, porti pure gomme più morbide, attenzione, il tutto cambia. E questo non tanto nel bilancio, perché in qualifica ti hanno dato un secondo, sì, a Ferrari, no, a Red Bull è un secondo e mezzo, a Ferrari un secondo ti avevano dato, a Ferrari e mezzo secondo, quanti erano, 6 decimi al Gran Premio precedente, quindi insomma vanno sempre veloci questi qua, non è che vanno piano, solo che poi in ottica gara, quando comincia a spingere, i due poi vogliono combattere, e quindi per fortuna che c'è un Bottas che in qualche modo era in pole position, e quindi Hamilton voleva vincere, Bottas in pole position, e quindi combattono, è chiaro che buttano energia dentro le gomme. Se ci fosse stata una situazione dove non dovevano combattere, bastava che loro andassero tranquilli, non da prendere un secondo al giro, ma 2 decimi, 3 decimi al giro, probabilmente non avrebbero neanche blisterato. Stiamo parlando delle gomme che sono state poi le protagoniste di questi due ultimi Gran Premi, e c'è però un'altra cosa che a me è venuta a pensare in queste due gare soprattutto. Queste due gare sono state due gare che hanno visto come protagonista, oltre alle gomme della Pirelli, anche tutta la questione Racing Point, Mercedes, la Renault che ha fatto ricorso, diciamo la decisione alquanto opinabile della FIA riguardo a quella che è stata poi il ricorso della Renault. E poi abbiamo visto che tante altre scuderie si stanno accodando a quello che è il ricorso della Renault. Anche Ferrari. Opinabile è un termine, insomma, diplomatico, per dire che... Diplomatico. Ma più che altro perché dalla Germania è arrivata la notizia che Mercedes avrebbe un ruolo all'interno di questa situazione. Cioè, prendendo le distanze da quella che era la Spy Story del 2007, che forse Luigi ha anche visto, no? O meglio, in Ferrari, l'ha vissuta, ecco. Quindi non si può parlare adesso di Spy Story, però ecco, che ruolo ha Mercedes? Cioè, Mercedes è quella, come diceva Binotto ieri nell'intervista, ha passato i compiti e poi c'è chi ha copiato. Ma più che, quindi, più che i compiti, ha passato i pezzi. quello è quello che gli ha dato. Erano pezzi che si potevano in qualche modo, chiamiamolo, vendere, e quindi gliel'ha passati, cioè né più né meno, cioè, quindi era possibile farlo, l'ha fatto. Dopodiché non sono più possibili, non più possibile fare per quei pezzi, se tu continui a farlo c'è un minimo di... È una situazione, perché me, cioè, se volete la mia, va oltre, no, questa situazione qua. C'è qualcuno che vuole prendere più potere all'interno del mondo della Formula 1, e probabilmente la Mercedes. Ha ragione, ha torto, non mi interessa, però è chiaro che mi sembra che Toto Wolff voglia in qualche modo farsi sentire di più rispetto a quello che è la loro posizione nel rispetto di una posizione Ferrari nella generalità della Formula 1, no? Cioè in questa situazione di Formula 1. E quindi cosa sta cercando di fare? Non lo so, la prima cosa che mi viene in mente è cerco di aumentare la performance dei team miei, no? Di quelli che sono i miei motorizzati, no? E se aumento la loro performance diminuisco quello degli altri, e quindi in qualche modo acquisisco potere, egemonia, perché sono team satelliti, no? Cioè... E quindi secondo me è quello. Poi dopo la sentenza non ha senso, cioè tutto questo non ha senso, ma va nell'ottica di salvaguardare Wolff, però, tutto Wolff, perché la prima cosa che hanno detto quelli della Racing Point, per fortuna non ci hanno fatto togliere i pezzi. Appunto, hanno dato la sentenza, ma i pezzi sono rimasti. La Repubblica Romana, che è ben noto, però voglio dire, non ha senso. No? È quello che ho scritto poi io ieri nei social, oppure che ho parlato. Allora la Ferrari ha sbagliato tutto a portare il motorone dopo, nella seconda parte della stagione. Bastava che lo portava quest'anno,
e poi arrivava un appello, poi non, no, più che appello, un ricorso, una protesta, deve fare pure la protesta. La FIA dice sì, in effetti, sì, però te do un po' di soldi, nel senso, due punti in meno, e te lo usi tutto l'anno. No, non ha senso tutto questo. Quindi, se hai trovato una se hai trovato che con le mani nella marmellata, gli dici: senti, ti do il tempo tecnico di disegnare e progettare e quindi produrre dei pezzi, un mese, 15 giorni, 20 giorni, un mese, quello che è, per fino a quel tempo lì utilizzi quello, tanto ti tolgo i punti e tu paghi, perché hai poi dopo te li togli dalla macchina. Quindi non ti ammetto più il giovedì, quando ci sono le verifiche, la macchina non te l'accetto più, no? Quindi la squalifica. Non è stato fatto questo, vuol dire che c'è qualche movimento, no? Da questo punto di vista. Quindi i team, diciamo, gli old style team si sono quasi uniti, evidentemente c'è qualche lobby che si viene a creare, e quindi c'è una resistenza all'avanzamento di qualcuno. Quindi penso che tutto questo, indipendentemente dalla Racing Point, secondo me, cioè, è un giochino più alto, se devo dire la mia, no? La cosa che in questo, dico, si innesca anche il fatto che Mercedes, o meglio Toto Wolff, ha detto: non voglio rinnovare il patto della Concordia a queste condizioni. Però se non rinnova, cioè la Mercedes è fuori. Vuoi che sia la volontà di Callenius che stanno magari mascherando qualcosa? Perché Callenius ultimamente aveva detto, no, che forse il progetto Mercedes poteva finire dopo tutti questi titoli, magari si concentravano di più sull'elettrico. Non so se è una scusa oppure... Ma guarda, è una... Ma la visibilità, cioè, voglio dire, voi vedete, sapete che ci sono state delle gare questa settimana, questo ieri, cioè, ma chi, non c'è visibilità, l'unica visibilità, cioè l'unica, la visibilità ce l'hanno due grossi eventi, tagliamo via l'America, ce l'ha Le Mans e la Formula 1, no? Tutto il resto, sì, cioè, non metto in dubbio, però non è, hanno una visibilità. Ora, Mercedes, tu vuoi avere visibilità, allora, o fai Le Mans o fai Formula 1. Dopodiché c'è anche l'America, però la tiro via l'America per un attimo. Quindi tu che tiri la corda, beh, allora Mercedes, io non firmo il patto di Concordia. Cioè è un giochino di potere, dove, no, io ricatto, non è ricatto, però insomma, no, però a me non sta bene, e allora via. Però è chiaro che mi sembra che lui voglia in qualche modo, oppure Mercedes voglia in qualche modo togliere quell'articolo, quegli articoli relativi alle macchine, le vetture clienti, no, le vetture clienti. Perché se togli via, cioè, se puoi dare una vettura tua a dei clienti, cavolo, questi gli danno la macchina dell'anno scorso, vista l'egemonia che hanno, sì. Cioè, finire, farò tre team con Mercedes 2019 e loro 2020, cioè, la griglia è loro. Quindi, no, che, ripeto, però, dimmi pure. No, dico, vedi, Jean Todt, intervistato, no, a Sky settimana scorsa, diceva: sono gli altri che devono raggiungere la Mercedes. Ma io, è vero, sì, però è anche vero che quando gli altri non riescono a raggiungere per un motivo o per un altro, cioè è successo anche con voi nel 2005, più o meno, in cui... 2004, ecco, hanno cercato di mettere i bastoni fra le ruote, se si può dire così, ecco, con nuove regole, perché questa egemonia forse stava stancando, non si sa, però... Come fatto? Dico... Poi, cioè, le nuove regole, quando sono venute fuori le macchine molto più cariche di aerodinamica? Due anni fa? Tre anni fa? Quando è stato? 2017. Quindi, è stato fatto. Poi, quindi 2000, dico... doveva arrivare nel 2021, ma diciamo che questa situazione di pandemia... l'ha rimandato, e quindi, cioè, dopo 4 anni, quindi dopo, cioè, 2017, 2021, 4 anni, quindi da questo punto di vista c'è questa azione di cambiare il regolamento, e quindi quando cambia il regolamento metti a disagio chi comanda, cioè chi vince, perché sì, è il primo che prendersi sotto. Se tu cambi qualche cosa e che io sto vincendo, è chiaro che vai a penalizzare chi vince.
Però, malgrado tutto, non succede. Quindi non ha tutti i torti Todd quando dice bisogna che gli altri si diano una mossa, no? Dopodiché, attenzione sempre a questo aspetto, ragazzi, perché tutti criticano la FIA, Liberty, tutti addosso, questi qua, ma in realtà chi fa i regolamenti sono i team, non solo, non è FIA, non è Liberty. FIA e Liberty possono dare delle indicazioni del tipo, vogliamo, cioè, vista la situazione, una riduzione di costi, no, viene quasi opportuna, ok? Perfetto. Come si può ridurre i costi nel mondo di Formula 1? Non lo decide la FIA, ma mette su un gruppo di lavoro dove ci sono i team principal o i direttori tecnici dei vari team, i quali cercano in qualche modo, tirando l'acqua al proprio mulino, facendo questo, facendo quell'altro, discussioni, riunioni durante i Gran Premi, riunioni fuori dai Gran Premi, tutto il resto, arrivano a un compromesso. E quindi si stabiliscono le regole, che vengono prese e ratificate dalla FIA. Ok? Quindi sono i team. Quindi in una situazione come questo genere, in una situazione come questo, in questo momento di campionato, dove c'è un'egemonia da parte della Mercedes, va in parallelo con la riduzione stata fatta prima di iniziare il mondiale, dove tutti i team hanno deciso di budget più bassi, gettoni, solo due gettoni, non sviluppo per il 2021 della parte che è sotto, solo dalla parte che è sopra, e via andare. È chiaro che tutti insieme hanno deciso questo, ma adesso non è che possiamo dire la Mercedes, la FIA e la Liberty vogliono uccidere il campionato. No, non vogliono uccidere il campionato, è stato deciso questo. Ora, magari sarebbe opportuno rivedere questa regola, ma mettetevi nei panni della Mercedes, no? Perché io devo rivedere quando mi permette di vincere anche Easy questa trana, no? Quindi, cioè, dipende un po' da tutte queste situazioni. Allora, aspetta un attimo, ma tu, parlo ad alta voce, cioè penso ad alta voce, ma tu vuoi che rivediamo le regole per il 2021 e tu cosa mi dai in cambio? E quindi togli il veto, Mario. È uno scambio di favori di questo genere, è chiaro, no? Per certi aspetti è tutto questo qua. Quindi, la riduzione dei test, che tutti sono contro, cioè, il primo so io, cioè, visto che era capo di test della Ferrari, no, cioè, quindi, l'aver tolto i test per me è stato una di quelle tafazzate che metà basta, però chi sta è? Tutti adesso sono contro la riduzione dei test. Ma nel 2008 l'ha deciso anche la Ferrari, l'ha voluto anche la Ferrari, altrimenti non ci sarebbe potuto essere questa regola. Quindi è come si dice, un'unanimità che decide per togliere. Per quale motivo? Riduzione costi, quello che è. Ma che ne so, agli alti livelli io non lo so, cioè quello che avevano in testa gli alti livelli della Ferrari che hanno accettato questo. Quindi magari adesso siamo di nuovo a una situazione di quel genere. Quindi, io ci stai attento a dare colpa a FIA o Liberty, sono i team che decidono cosa fare e cosa non fare, ed è una lotta interna di politica all'interno dei team, che non capiscono, perché poi alla fine è questo che dovrebbero capire per certi aspetti, non capiscono che poi c'è un bene superiore, che è la Formula 1, quindi appunto. Cerca di mettere a posto un po', però a questo punto qualcuno ha guardato anche al bene superiore prima di iniziare il mondiale, cercando di ridurre il budget cap, cioè introdurre il budget cap e tutto il resto. Se però c'è una situazione tecnica tale per cui una squadra migliora di un secondo rispetto all'anno scorso e quell'altra peggiora di mezzo secondo, non è mica colpa dei regolamenti, non è mica colpa della FIA, è mica colpa del Liberty, ragazzi. Cioè, quindi, però, dico, allora è un campionato che non ha senso, e allora mettiamo dei monomarca e andiamo avanti così. Ma non è la Formula 1, è sempre stato così e sarà sempre così. Quindi, però, ma una bellissima apertura tecnica, del tipo torniamo alle origini della Formula 1. Apriamo allo sviluppo e non dico ognuno fa quello che vuole stile Tyrrell P34, però qualcosa del tipo entro un certo budget, ci sono delle regole di base, i motori devono essere in un determinato modo, ci sono dei power unit, poi fate quello che volete, nel senso, entro determinati paletti. Questa cosa è complicata, probabilmente molto complicata da fare, perché
ci sono certi team che possono fare più cose, team che si possono permettere di meno, però entro un certo budget cap probabilmente questo farebbe tornare anche un po' a quello che è il vero e proprio DNA della Formula 1, cioè ricerca tecnica senza confini sostanzialmente. Ho capito, ma non funziona. Ma non no, può funzionare. Se tu mi metti un budget cap, come fai a sviluppi un motore, cioè come fai a sviluppare un motore senza un, cioè, con un budget cap? Sviluppi, non so, cambi una vettura durante l'anno perché hai più ore in galleria del vento, devi assumere più persone perché c'è un gruppo sull'urgenza, un gruppo sul medio termine, un gruppo sul lungo termine che lavora, quindi c'hai già quello che lavora sulla macchina del 2022 adesso, ma c'hai quello che lavora sui problemi di questi gran premi, c'è quell'altro che deve portare gli sviluppi per ottobre, novembre, quindi no, persone, quindi questo, cioè, come fa? Cioè, lo sviluppo sono soldi, cioè, soldi. Sono persone e sono investimenti, quindi è chiaro che un team come la Williams dice no. No, abbiamo già deciso i 145 milioni di dollari, so quanti sono, cioè più o meno. Questo è, quindi da quello non ci smuoviamo, perché altrimenti moriamo, usciamo. E allora questo, cioè, diventa un intreccio mica da ridere da questo punto di vista. Non è facile, quindi è chiaro che se poi in tutto questo intreccio, ripeto, c'è una Ferrari che purtroppo non migliora, è ovvio che ma Luigi, mi hai lanciato un assist adesso, ma secondo te adesso cosa manca alla Ferrari? Reparto, cioè a livello di risorse umane, anche perché pare che risorse tecniche, a breve sarà introdotto un nuovissimo simulatore, super aggiornato, si parla del miglior simulatore, ma quindi il problema... Ditemi voi... Cosa ci fate? Cosa fareste con un simulatore? Datemi voi una vabbè, diciamo che è sempre... Ma faccio la domanda. Anzi, guarda, mi metto anche in uno stato di bello tranquillo. Ditemi voi cosa ci fareste con un simulatore. Vabbè, io introdurrei i test. Io introdurrei subito i test. Beh, troppo facile. No, spendi... no, vabbè. Posso introdurre. Quello... Vi faccio io una domanda. La Ferrari ha un simulatore obsoleto, ok? Questo è stato detto, perfetto, finalmente hanno tirato fuori i soldi, non lo so, è quello che è, arriverà un nuovo simulatore, America, da, non so da dove arrivi, bene, che ci facciamo? Beh, io credo che loro l'abbiano fatto per il discorso della correlazione, no? Carriera del vento, pista, quindi il simulatore magari fa una via di mezzo tra... Faccio il coach, occhio, Quindi adesso tu mi parli di correlazione. Perfetto. Che cos'è sta correlazione? Ma Giuseppe, tu hai fatto la domanda. No, vabbè. È troppo facile. Io voglio che ci arriviate voi. Cos'è sta correlazione? Dal simulatore... Ecco, i dati che arrivano dalla galleria del vento poi in teoria dovrebbero, ecco, combaciare con quelli che poi si hanno in pista, e forse il simulatore può dare una mano in più, perché si prova già, si va a simulare quello che la condizione della pista, e quindi loro dovrebbero essere il comportamento della vettura, e quindi un po' più preparati dovrebbero essere. E come fa un simulatore a simulare una pista? Io penso che visto che si parla di strumenti così all'avanguardia, credo che siano molto molto vicini al reale. Magari gli inseriscono, che ne so, le condizioni specifiche anche riguardo, che ne so, la temperatura dell'asfalto. Adesso mi viene in mente, ecco, l'asfalto, però... E tu hai trovato un aggeggio, che è una palla di vetro, dove ci guardi dentro e ti dice quali saranno le condizioni di pista e quali saranno i dati di pista che tu troverai nel momento che vai in pista. Anche in merito alla composizione dell'asfalto, no? Magari più rugoso, meno rugoso, lo sanno perché i circuiti lo comunicano, loro inseriscono i dati all'interno del simulatore del computer e così possono riprodurre la stessa situazione. Cioè, in teoria possono. Molto in teoria. Allora, il simulatore è un computer, è vero? Sì. Più, che poi dopo c'ha degli attuatori, ma è un computer che elabora un bel software, no? È abbastanza complicato, che insieme a una meccatronica, ok?
poi dopo produce una certa determinata cosa. Se noi gli diamo dei dati del cavolo a un computer, li post-processa, no? Li processa. Il post-processo dei dati del cavolo processati, come saranno i risultati? Sbagliati. Saranno sempre del cavolo. No matter what, il problema monta. No matter what, come dicono gli inglesi, cioè che computer c'hai. Puoi avere un Commodore 64 di 20 anni, 30 anni fa, così come puoi avere un frame di miseria, non so, che fa il calcolo di tutto il mondo della meteorologia, non so di che cavolo può essere, però se gli dai stupidaggini, sono stupidaggini. È vero? Ora, perché vi dico stupidaggini? Perché qualsiasi cosa che tu non hai dalla pista è stupidaggine. Né più né meno. E allora, quindi, scusa, quindi la soluzione è il test. La grande. Però c'è anche a questo punto un'altra domanda da fare. E adesso vi spiego io, poi dopo ti lascio. La correlazione è la differenza che c'è tra i dati che ti vengono dalla galleria del vento, ok? Con i dati che tu misuri in pista. Perché in pista la macchina è dotata di una marea di sensori, ok? Estensimetri, push rod, load push rod, cioè tutto quello che vuoi, pitot, destra, sopra, in alto, basso, avanti, dietro, tutta una serie di migliaia, non sono migliaia, ma decine e decine di tubini di pitot che metti gli schermi davanti, di dietro, quando fanno i test, il flow is, tutta quella bella ramata di pittura di, no? Di verde, fa vedere. Tutti i sensori delle altezze, telecamere, display dei ammortizzatori, c'hai tutto per capire effettivamente quanto è il tuo carico per quelle velocità che fai. Chiaro che devi decurtarlo dalla dinamica, cioè devi decurtarlo dall'accelerazione longitudinale e laterale, perché altrimenti vai a inficiare quello che è la misura del carico. Quindi cosa fanno i team? Velocità costante, quindi non hai accelerazioni laterali o longitudinali, rettilineo, quindi non c'è accelerazione laterale, velocità costante, quindi non hai accelerazioni longitudinali, a quel punto vai a pari con velocità, vai a misurare a quella velocità quanto è il carico. Hai quelle altezze, quindi magari si stabilizza a quell'altezza e via, no? E quindi tu vai a fare questo. A quel punto tu c'hai un dato, no? Di pista del carico. Tiri via tramite la densità dell'aria, tramite la tua sezione che puoi dare come numero, come K, quello che è, tiri fuori il CL, il coefficiente di lì. O vai a paragonare con quello della galleria del vento, o cavolo, non combaciano, sono diversi. Uff, che vuoi, mo che facciamo? Ma attenzione, possono essere maggiori o minori. La sfiga è quando più bassa. Il culo, scusate il termine, è quando sono più bassa. Ok, abbiamo più carico di quello che noi pensavamo. Ah, abbiamo lavorato benissimo in galleria del vento perché abbiamo trovato il carico. No, tu hai avuto la fortuna tale per cui quello che tu vedi in pista è diverso ed è meglio di quello che hai visto in galleria del vento. Se è peggio, sfiga, non c'è correlazione. Ma questa non ce l'hai mai. La correlazione ce l'hai mai. C'hai sempre o di più o di meno. Ci avvicini. Ora, la Ferrari ha sempre avuto come parametro di controllo i test, ma attenzione, un test aerodinamico era Baierano, una giornata e due, non so quante, per capire la correlazione e vedere in galleria del vento se i termini, se i numeri diversi, perché, quindi guardare in galleria del vento terrestre, poi andavi in pista e provavi, quindi c'hai un lap time, avevi le indicazioni del pilota e ulteriori dati di telemetria anche nel dinamico e nelle curve, perché puoi misurare il carico anche nelle curve, ok? E riesci a fare dopo degli algoritmi, ci arrivi. A quel punto tu c'hai un circolo chiuso, no? E quindi tu hai il dato e anche hai il dato di performance. Lo porti in pista, in gara? È meglio? Sì, lo porto in gara. È uguale? Non so se lo porto in gara. È peggio? Non lo porto in gara, ok? Ora, se per ogni situazione noi facevamo questo, è chiaro che in gara arrivava sempre il pezzo che, no matter what, sempre per dirla all'inglese, quindi
se fosse o non fosse correlato, tu avevi un pezzo che andava. Ma non si parlava mai di correlazione nel passato. Perché? Perché tu portavi un pezzo in pista che, anche se non era, cioè non c'era correlazione, ma sicuro tu andava più forte perché l'avevi provato. Ora lo provi il venerdì. Provandolo il venerdì, il pilota è già lì con la testa sui tempi del suo compagno di squadra e degli altri, ok? Cioè hai poche gomme per provare, perché non è che hai tante gomme, e per provare un pacchetto aerodinamico devi avere gomme nuove, ma non ce le hai, devi fare un back-to-back, no? E quindi va peggio la macchina, non c'è correlazione. Quindi questa è la situazione. Ora, perché gli altri non ce l'hanno a noi sì? Perché la Ferrari per anni è stato nel suo DNA fare i test. E non se ne fregava della correlazione. Gli altri non c'avevano manco le piste, gli altri voglio dire. Gli altri non c'avevano manco le piste, quindi avranno fatto nella loro cultura, nel loro DNA, nel loro modo di sperimentare, avranno fatto, creato, curato le cose. Ma non è che con un simulatore tu hai curi le tue cose, perché il simulatore è un computer, quindi capite qual è la storia. Quindi è tutto, sì, no? Non voglio dire della stampa, ma di chi parla ai tifosi. È per questo che ho fatto una community, è per questo che tra l'altro sta ingrandendo in maniera spaventosa. Ora ce ne parli, infatti. È per questo che l'ho fatta, perché queste cose qua voi non le sentirete mai da nessuno, perché non c'è nessuno che te le può spiegare, a meno che non le abbia vissute, ok? E allora te le può spiegare, ma uno che fa giornalismo o che è un pilota o che non so che cosa non conosce queste situazioni, quindi spara. Ci sono ho visto degli articoli dove vanno a misurare i cavalli delle macchine, ma di che sta a parlare? Dai rilevamenti fonometrici, ma stai dicendo stupidaggine una attaccata all'altra. Poi tu puoi cercare in qualche modo, ma hai messo tutta una serie di if o di sé o di ipotesi al contorno che alla fine stai dicendo aria fritta. Addirittura ho letto una cosa riguardo che quello aveva 1022 cavalli, pure i due cavalli, beh, mettici pure qualche decimale, 1022, 3, 4, 5, così almeno gli dai anche un colpo di no? Di che stanno parlando? Allora, molte cose che si sentono, okay? La correlazione è sempre esistita, ci sarà sempre. È chiaro che bisogna far fronte con la tua metodologia poi per avere più carico o per avere una situazione che ti porti a performance, non che ti porti maggiore correlazione. Io voglio avere carico in macchina, voglio avere utile in macchina, in un'azienda, voglio vedere, no? Cioè, voglio vedere utile, questo è quello che voglio vedere. È chiaro che se certe volte ce l'ho, certe volte non ce l'ho, allora mi metto lì, mi siedo e vado a capire come, in questo momento. Ma non è attraverso il simulatore, è attraverso perché la galleria del vento non mi dice la realtà che poi ho in pista. Allora la galleria del vento è il problema, non è il simulatore che sta in mezzo. Ci siamo? Vi ho risposto? Sì. Direi. Prima di passare al discorso community, l'ultima domandina. Binotto aveva detto stiamo cercando anche un direttore tecnico con passaporto straniero. Ora, tu chi vedi? Cioè, può essere che Ferrari vada a cercare questa figura al di fuori, quindi in Mercedes, visto che c'è Cowell che è addirittura di uscita, no? Oppure vada a riprendere un Aldo Costa, tanto per lanciare Aldo Costa ormai in Dallara. Anche se è in Dallara, voglio dire. Cioè, chi serve la Ferrari? Secondo te, chi può andare a ricoprire quel ruolo? Non lo so. Non saprei dire, perché poi tra l'altro sono un po' fuori. Se ti chiamassero? Ma secondo voi non ci andrei? Ma sì? Dopo come ha dato la sua vita per questa azienda, ma figuriamoci. È chiaro che sarei disponibile ad aiutare la Ferrari in tutto e per tutto, questo senza dubbio. Ora, quello che serve, è chiaro, uno che abbia una visione generale della macchina. Okay? Se vi ricordate Ross Brawn, ma non era quello che progettava. E neanche quello che sapeva delle centraline, sapeva di aerodinamica. Aveva una visione generale della macchina, no? Perché e chi è che ha la visione generale di una macchina? Uno che è stato in pista. È quello che c'ha la visione generale della macchina. È l'imbuto. Il pistaiolo, insomma. È il pistaiolo, no? Cioè, quindi quello che diceva arriva bene.
Esatto, ci vuole un animale da pista che poi dopo faccia anche il direttore tecnico. Il direttore tecnico è quella persona che poi sa capire dov'è il problemino e quindi sa mettere la persona giusta al posto giusto. Aldo Costa ha fatto il direttore tecnico di Ferrari, ma in Mercedes non l'ha fatto. Sì. Non era lui il direttore tecnico, è vero o no? Mm. Quindi Ross sapeva che Aldo era bravissimo nella progettazione e nella gestione degli ingegneri nell'ambito dell'ufficio tecnico, numero uno, quello là. Ma poi chi va in pista era lui, come direttore tecnico. Perché? Perché sa parlare ai piloti, sa vedere gli occhi dei piloti, capisce tutto, gli immediatamente ha la situazione sotto controllo. Non c'è bisogno di analizzare i dati. Abbiamo una quantità di dati da poter analizzare. Te sei già fermo, te non hai capito. Cioè, è già passato un mese, se devi guardare i dati, sei uno che lo capisce subito. Cioè, mentre la macchina gira, hai già capito. Devi essere reattivo e quindi serve persone di animali di pista che capiscono, vedono il pilota, rientra, vede la difficoltà, si aspetta che debba fare un tempo, non lo fa, come mai, ha sbagliato di qua, guardiamo le gomme, senti, fammi vedere dov'è che ha sbagliato, che cosa è successo, c'è un sovrasterzo, no, c'è sottosterzo, e allora vai a vedere, servi un attimo, dimmi un attimo, ma lì com'era messa la storia, e quindi ha già capito tutto. Alla fine c'hai i suoi 4-5 personaggi che guardano quei 4 numeri che ti servono per capire la situazione e hai il quadro della situazione. A questo punto, ragazzi, fermiamoci, mettiamoci intorno a un tavolo, dentro una sala, ci stiamo anche 8 ore, non mi interessa, e questa è la situazione. Che facciamo? Allora ti serve l'omino giusto nella galleria del vento, l'omino giusto del motore, cioè nell'area motore, e l'omino giusto nell'ambito della pista, e capite che avete chiuso il cerchio, e questo è quello che poi c'è. Ora non è che non ce l'abbia avuto la Ferrari, quest'anno è andata a finire così, ok? È andata a finire così, ma non lo era poi l'anno scorso, 2 anni fa, così negativa come cosa, no? No, però qual è, ma tutto 2 anni fa, esatto, qual è la situazione? La situazione è che tu adesso sei a più di un secondo da chi è davanti, e tu non puoi dire bah, nel 2022 arriveremo. Che tu dici che tu arrivi, cioè dove sta scritto che tu arriverai? Tu devi recuperare un secondo, passa, e in più devi andare sopra, senza considerare che gli altri continuano ad aumentare la loro performance. Quindi tu devi recuperare il secondino e in più devi recuperare un altro mezzo, quello che loro migliorano, e in più ci si deve mettere il tuo per stare davanti. E quant'è? Sono quasi 2 secondi? Cioè, in un anno? Dove? Con i nuovi regolamenti? Ma con chi? No, con quelle persone che alla fine non ti garantiscono tutto questo. E allora all'epoca si parlava sempre di questa aria fresca, che cambiare, che è quello che volevo intendere anche a Resanato. Cioè, non bisogna far fuori le persone, non esiste, cioè, far fuori, perché devi far fuori le persone? Bisogna innestare persone che insegnano a quello che ci sono adesso, ok? Che poi magari possono diventare bravi. Magari sono già brave, però è chiaro che hanno qualche lacuna, perché se noi prendiamo l'ingegnere Cardile, non so come si dica, cioè viene dal GT, che è esattamente l'opposto di quello che si faceva una volta. Dalla Formula 1, gestione sportiva, passavi in gestione industriale. E questo era il passaggio. Invece qui c'è stato il passaggio all'inverso. Ma la Formula 1 non la conosci nei suoi libri, la conosci con l'esperienza. E che esperienza hanno queste persone? Quindi se tutto va bene non c'è nessun problema, ma se tutto va male è un casino, cioè è un dramma. E quindi bisogna che arrivi persone che abbiano una certa determinata esperienza. Okay? Questo è quello che serve. Il direttore tecnico deve avere una visione generale. A questo punto si pone il problema. Arriva un direttore tecnico che ha esperienza, arrivano delle persone che hanno esperienza, bisogna gestirli. Certo, assolutamente. Luigi, prima di... Cioè, chiaramente. Il critico deve avere carisma. E deve avere... Deve anche creare quella visione. Debolezza, tale per cui chi sta sotto, competente a questo punto, lo rispetti. Sì, queste sono delle caratteristiche umane che chiaramente non possono avere tutti e che si spera... Che in Ferrari arrivino, o comunque che escano fuori magari dopo questo periodo travagliato. Vai Giuseppe, prendi tu, vai. Sì, io volevo mostrare ai nostri ascoltatori il libro di Luigi, Avanti Tutta, e da qui è nata, diciamo, quella che è la community, no?
Quindi... Sì, sì. Allora, il libro c'era nato un po' di anni fa, no? Dove un po' ho messo insieme le due aree dove io lavoro, cioè dove ho lavorato, la Formula 1 e poi quello che io faccio attualmente con le aziende, no? Quindi sono un testimonio, sono un executive coach, no? Che l'ho fatto con sportivi, l'ho fatto anche con Nole Djokovic, mi sono divertito a fare il coach di Djokovic, l'ho fatto con i piloti, lo faccio con i leader, no? Delle varie aziende, così, e poi insegno anche leadership e tante cose nelle aziende. Adesso ho attivato anche questa community. Che cos'è? Siccome sento, mi sono riavvicinato, in questo periodo di Covid mi sono riavvicinato in qualche modo alla Formula 1, no? Cioè, e quindi cosa che l'avevo abbandonata, ma l'avevo abbandonata perché dovevo costruire un nuovo mestiere, perché dopo 10 anni ho costruito e va avanti per conto suo. Quindi io sono uno di quelli che, finita la Formula 1, ha cambiato totalmente il mestiere, quindi 47 anni, boom, via, foglio carta bianca e ho riscritto la mia vita, no? Quindi questo è quello che ho fatto e mi è andata bene perché riesco a andare già bene. di per sé questo è l'insegnamento. e vado abbastanza, ho preso tutto quello che erano i miei diciamo iniezioni di insegnamento che ho avuto nella Formula 1, se non per non dirne uno, il cambiamento che è all'ordine del minuto in Formula 1, e chiaramente l'ho applicato. Ora ho ricambiato durante questo periodo di chiusura dove non si poteva lavorare, cioè non aveva niente, dico, ma perché non torniamo in qualche modo nel mondo della Formula 1? E allora l'unico modo per effettivamente easy per me per entrare era quello di parliamone, ok? Quindi cerchiamo di, vedo, sento, leggo tante cose dove le persone cercano in qualche modo, quello che scrivono, quello che parlano, cercano di definire questo mondo, ma purtroppo non essendoci stato dentro, non capiscono il bene e bene cosa c'è dentro. Guardate questa situazione di questo Gran Premio, che ha dimostrato una situazione opposta al Gran Premio precedente, no? Perché la Mercedes del Gran Premio precedente poteva quasi doppiare la Mercedes questo Gran Premio dell'ultimo, quindi già questo fa capire la difficoltà di questo mondo. Allora parliamone. E quindi cosa ho fatto? Ho creato un abbonamento veramente a basso prezzo, diciamo, parliamo di un abbonamento annuale di 27 euro. Ma perché l'ho messo 27 euro? Perché a me descrivono la persona, se tu paghi due soldi, che sono veramente banali, all'anno, vuol dire che tu vuoi effettivamente, no? Perché altrimenti non li paghi, cioè se vuoi prendere in giro o vuoi, non, invece tu, cioè, ti piace la Formula 1, allora e via, l'ho fatto per quello sostanzialmente. E poi in modo tale che io in questi membri, cioè ho creato una membership dove dentro metto i vari filmati, video, dove descrivo. Adesso l'ultimo che ho mandato, come so oggi, è quello sui telai. Quindi insieme all'ingegner Davide Terletti, che era capo strutturista della Ferrari all'epoca, non lo è più adesso lavora per la FIA nei crash test, quindi delivera, è quello che definisce i risultati delle crash test, no? Quindi, cioè, non è proprio chiamiamolo ignorante della situazione. Allora l'ho intervistato, dai, andiamoci a ricordare come si costruivano i telai una volta, quali erano le caratteristiche, ma una mezz'oretta, 40 minuti giusto per, ma poi faremo altre puntate, no? Se piace faremo altre puntate, andiamo più nel particolare. Poi parlo dei miei aneddoti, ho parlato altri video di aerodinamica, quindi ho fatto capire cos'è l'aerodinamica, quindi, no? Utile, fatturato, costi, CL, ho fatto vedere una mappa aerodinamica, ma la so disegnata io per i miei ricordi, per quello, come si setta una macchina, il car balance, no? Parlerò adesso di della power unit. Ho fatto un'intervista insieme, ci siamo divertiti con Nicola Larini in questi giorni, metterò anche quello. E in più ci sono degli ebook dove uno può leggere e via. E in più c'hai, se vuoi, un bonus per venire ai miei seminari, quindi uno scontistica per venire ai seminari. Quindi se uno guarda tutto quello che hai, i 27 euro sono una pazzesca. Però è questa, per cercare di creare un'ulteriore diciamo, visibilità della Formula 1, quella giusta per certi aspetti, ho creato anche un gruppo privato sulla pagina Facebook che si chiama Luigi Mazzola Community, dove noi siamo già nel giro di un mese e mezzo, siamo già in 2000 circa, 1800, non mi ricordo adesso, e dove lì io metto commenti, scrivo video, anche lì faccio le dirette, stasera faccio
una diretta, di solito le faccio il sabato, delle qualifiche, lunedì dopo il gara o anche altre giornate, dove faccio delle dirette e ascolto le domande. E quindi, certo, o meglio, leggo le domande e rispondo. E quindi cerco di dare una visibilità di quella che è la Formula 1, per quello che posso sapere adesso, o per quello che so abbastanza del passato, in modo tale da dare ai tifosi o a chi piace la meccanica o a chi piace il dentro alla macchina, i vari aspetti, dare informazioni che non potrebbero avere in altra maniera. Quindi ho fatto questo, ma vedo che mi sta assorbendo molto come impegno, e quindi è diventato un lavoro, cioè alla fine ho creato un altro lavoro da questo punto di vista. Poi per adesso italiano, poi fra poco lo farò anche in inglese, quindi, però ecco, prima devo capire bene tutto questo italiano, poi dopo lo farò anche in inglese. Un'altra cosa che faccio, che potrebbe essere utile, sono i seminari, dove sono giornate di leadership, no? Ecco, leadership, intelligenza emotiva, performance, dove metto insieme i miei due mondi, no? Quindi attraverso aneddotistica di Formula 1 parlo di molti aneddoti, no? A tutti i livelli, dai piloti, dai manager, faccio capire tanti aspetti, quindi dal gioco di squadra, dalla leadership, dalla performance. Ma vado anche oltre, cioè, quindi parlo anche del come mai un pilota che rischia la vita non ha paura. Lui sa che rischia. Questa è una domanda che voleva fare Tommaso, se non sbaglio, cioè correlata all'ansia di prestazione. No? E allora noi siamo dobbiamo prendere delle decisioni, no? Nella nostra vita, però abbiamo l'ansia a prendere una decisione. Loro non ce l'hanno, perché altrimenti non uscirebbero neanche dai box. Allora, come mai tu sì o no a questo aspetto? Poi, come puoi tu effettivamente forzare te stesso ad raggiungere un obiettivo? Quindi tutto ciò che la spiritualità e ciò che oltre la spiritualità, che io ho chiamato infitempo, ci può dare una mano. Un campione lo è già ancora prima di arrivare. Lui già lo sa che è un campione e lui vive come se già fosse un campione. E quindi cosa vuol dire? Cosa sta facendo questo personaggio? Allora, in 5-6 ore mi diverto a far capire tante, tante cose. Dove metto insieme le due cose? E ho visto che, siccome nelle aziende dove lavoro ha un successo clamoroso, ho detto, ma perché non lo diamo anche ai privati? No? A questo. Quindi io decido una data, un posto, chi si vuole iscrivere, arriva e viene, no? E ascolta. Poi ci siamo lì, siamo insieme, può fare tutte le domande che vuole, no? Cioè, quindi diventa un qualche cosa di scambio di cognizioni, di nozioni, no? Di aspetti. E questo adesso ce l'ho a Mendrisio, in Svizzera, il 29 di agosto, e ce l'ho a settembre, il 5 di settembre, a Maranello. Okay? Ci sono ancora alcuni posti a Maranello, non è tutto pieno, anche a Mendrisio ci sono ancora dei posti. Però a Maranello ho fatto anche lo streaming, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che posso attivare, se ci saranno degli iscritti riguardo, posso attivare, ancora devo partire con una pubblicità forte sullo streaming, uno da casa paga nettamente meno per certi aspetti, chiaramente non ha l'interazione con me, certo. Non è detto, però si può ascoltare, poi magari se ci sarà lo streaming lo registrerò e poi lo metterò anche in vendita. Essere quelli, cioè uno solo può come ricordo, e starò a Cagliari il 17 di ottobre, poi probabilmente ne farò un altro a novembre, Covid permettendo, vediamo, certo. Quindi qui cerco in qualche modo di mettere insieme per i privati, quindi qualsiasi, perché io parlo a genitori di figli, parlo a persone che lavorano, a persone che possono essere alti livelli, bassi livelli, ma indipendente, parlo alle persone, parlo di aspetti di persone. Tutto ciò che la Formula 1 mi ha insegnato, avendo la fortuna di lavorare con dei campioni e in un'azienda fatta di campioni, cosa possa essere trasferito, no? E riportato a una vita di normale o di business. Questo è quello che faccio. Benissimo, benissimo. Per me è stato un grande piacere averti qui con noi. È stato illuminante, soprattutto il discorso dei corsi, dei seminari e anche del simulatore. È stata una cosa particolarmente curiosa che non conoscevamo. Una lezione.
E spero che questo episodio piaccia a tutti i nostri ascoltatori. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Saluto grazie anche voi, i miei due colleghi. Grazie a te e anche Tommaso. Grazie a te e grazie all'ingegnere per la preziosa lezione. Grazie a voi, ragazzi. Sempre avanti tutta e forza Ferrari. Sempre forza Ferrari. Ringrazio anche io. Ringrazio voi, te e Tommaso, Alessio e poi l'ingegnerissimo. E sempre avanti tutta come slogan esatto. Lanciamo anche noi, ecco. Seguitemi nei vari social, iscrivetevi alle sì. Community che ci divertiamo esatto. E domenica saremo su Resanato. Perfetto, ci vediamo domenica su Resanato. Arrivederci. Arrivederci.